Fabio Moro, bandiera giallo-blu, 20 anni con questi colori, prima da calciatore, con cui hai iniziato 20 anni fa la tua carriera in Serie B e l'hai finita 11 anni dopo marcando Francesco Totti. Sì, è un bel percorso, una bella crescita, oltre alla mia personale, chiaramente legata a questa società che ha fatto passi da gigante e che ha reso veramente possibile quello che sembrava immaginabile. E quindi con grande orgoglio che ogni tanto racconto anche degli aneddoti, perché penso che sia il Chievo sia una storia unica nel suo genere, e penso che non ci siano società che hanno fatto questo percorso incredibile, partendo da, penso sia l'unica società che è partita dai dilettanti, ha fatto tutte le categorie, e comprese le competizioni europee. A proposito di aneddoti, effettivamente hai portato qualche cimelio. Pochi sanno la storia di una maglietta da gioco che hai qui con te. Ah sì, questa è una maglietta molto particolare, perché questa 18-11-2001, la sfida è impossibile. Questo risale al primo derby in Serie A, derby che sembrava impossibile, no? Perché appunto, come questa è una frase del presidente, la sfida è impossibile perché girava questo ritornello, no? Che i Mussi, quando il Chievo andrà in Serie A, i Mussi voleranno. Era un po' uno sfottò simpatico da parte dei tifosi del Verona. Perché sembrava veramente una cosa impossibile, nessuno immaginava, nessuno poteva immaginare, invece quando hai a che fare con una solidità societaria, delle persone competenti, un progetto, un allenatore emergente e un gruppo di giovani ragazzi con mix di esperienza e soprattutto di determinazione, di voglia, e incorniciato dal pubblico che ci ha sempre seguito e mano a mano diventava sempre più numeroso, ma non assillante, nel modo giusto. Quindi questo ha creato un ambiente favorevole a questo grandissimo percorso, e penso che insomma, questa frase la dica lunga su quello che è stato il percorso di questa società e di questa squadra. A proposito di impossibile, hai portato due magliette che sono riferite però a un periodo antecedente, sì, no, quel derby. Allora sì, io ho portato queste qua, ci tenevo molto a farle vedere perché questa è impossibile, e poi arriveremo all'altra maglietta. È impossibile perché è nato quasi in modo scaramantico tra noi ragazzi, tra quel gruppo che della prima promozione, quella che è stata, diciamo, tra virgolette, no, la favola, che poi il Chievo ha avuto la forza, la determinazione, la capacità, l'organizzazione di mostrare in seguito e di soprattutto di diventare solido, no? E questa maglietta si riferisce al campionato della promozione, la prima promozione storica, e le ultime più o meno 10 partite, quando finiva la partita ci toglievamo la maglia da gioco e avevamo questa sotto. Ed era diventata una frase scaramantica quasi, è impossibile che andiamo in Serie A, era questo il senso. E quindi era proprio una sorta di vera e propria scaramanzia, avevamo quasi paura a dirlo troppo forte, perché ci rendevamo conto nelle ultime partite che ce la si giocava, e quindi c'era la possibilità palpabile, concreta, di poter raggiungere questo obiettivo, però lo facevamo sotto traccia, ecco. E invece questa, nulla impossibile, per un semplice motivo, io ricordo, e questa la ricordo, che questa l'abbiamo indossata la penultima partita di Serie B. Giocavamo contro la Salernitana, Chievo Salernitano, giocavamo qui in casa,
e la cosa bella è che abbiamo giocato il primo tempo, pioveva, quindi una partita difficile. Noi con la vittoria ci saremmo aggiudicati proprio la Serie A. E finisce il primo tempo 0-0, il secondo tempo magicamente esce il sole, noi vinciamo 2-0, andiamo matematicamente in Serie A, ci togliamo la maglietta come eravamo soliti fare a fine partita e sotto c'era proprio scritto nulla è impossibile, e penso che sia mai frase fu così azzeccata, perché si era creato veramente un'unità di intenti fra tutti. E siamo riusciti a spostare veramente il mondo partendo dal nostro piccolo. Ci siamo resi conto strada facendo che tutti insieme si poteva realizzare un miracolo, quello che poi questo miracolo è diventato poi una realtà consolidata.